vorrei ricordarvi gli eventi che riguardano il Perugia Calcio o la pallavolo e qualche elemento di verità su quello che è successo in questi anni, che ha il senso paradigmatico, simbolico di come abbiamo lavorato in questi anni. Forse un po' sotto traccia, è vero, e la prima critica la faccio a me, di aver condotto un lavoro faticoso, perché ammetto di aver studiato molti fascicoli difficili che ho trovato, dal bilancio alla mobilità, all'ambiente e quant'altro. Ma prendo lo sport, arriviamo con tutte le società professionistiche fallite. Il Perugia Calcio, che voleva essere comprato da una manica di banditi che continuavano a salire le scale di Palazzo dei Priori, con una stampa che, come dire, compiacente non diceva chi erano questi personaggi, con alcuni gruppi di tifosi, per fortuna solo alcuni, che avrebbero voluto farmi fare delle operazioni non chiare. Lì abbiamo fatto una scelta, e se mi consentite, ho fatto una scelta, di preferire un passo alla volta, ma l'onestà, la trasparenza di una società che in 4 anni ci ha portato a tornare in Serie B, a ricevere lunedì la telefonata del presidente Giancarlo Abete che mi comunicava il fatto che torna a giocare la nazionale italiana il 4 di giugno al Curi. Non succedeva da 13 anni. È un riconoscimento al lavoro della città, all'onestà che abbiamo messo in campo, oltre che alla bellezza delle nostre strutture. E qualche ora prima il Palasport era pieno ancora una volta con una società di pallavolo che è subentrata dopo quella che c'era prima, ha sbattuto alla porta dicendo andiamo via perché si paga troppo l'affitto. A parte che lo pagava, dunque avrebbe dovuto usare un altro termine, perché non lo pagava. Comunque, anche lì ci siamo presi la bella dose di insulti. Abbiamo ricominciato con una società e domenica ho ricevuto i complimenti del presidente mondiale, Giacomo, mondiale della pallavolo. Ho citato questi due esempi, chiudo su questo, so che sono importanti perché dal punto di vista della promozione, dal punto di vista del senso di identità, dal punto di vista dell'orgoglio, del fare, diciamo appunto, comunità, aiutano. Poi so bene quali sono le priorità.